bella gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi devo lavarmi i capelli perché sono veramente, sono passati 5 giorni. Ho fatto questo pettine qua che voglio provarlo, quindi oltre faccio una pettinatura particolare, più provo questo pettine qua che già da bel po' che voglio comprarlo perché ho visto dei video su TikTok, su Instagram che parlano bene di questo pettine, quindi io lo provo, gli do il mio punto di vista. Adesso vado a togliere questi qua, che e comunque dormivo anche abbastanza bene. Io adesso vado a lavarmi i capelli, metto questo sotto la doccia, lo lascio a posa 5 minuti, pettino i capelli e cominciamo con la prova di questo pettine. Ok, a dopo. Ho lavato i capelli, ho usato il balsamo. Io ho usato anche il bicarbonato perché avevo un po' di forfora. Questo pettine mi piace perché è morbido qua e duro sotto. Ho comprato anche questi elastici. Di qua all'insù. Ok, perfetto, lo faccio meglio. Così. Okay. Potevo. Questi qua sono i tre che ho fatto, altri tre. Prendo questa che c'è, quella sopra, siamo capiti? La unisco a questa che sta sopra. Ok. Sopra la farà così. Allora, questa la mettiamo di qua, questa la mettiamo qua sotto e prendiamo un altro elastico e cerchiamo di centrarla su. Avrei voluto trovare, sapete quegli anellini dorati? Volevo quelli, ma non l'ho trovati dei cinesi, mi sa. Adesso con questa qua unisco quella, unisco questa qua. Questa dietro. Ok. Quando devo lavarmi i capelli la prossima volta, mi sa che. Vedete? Ok. Adesso prendo da questa da sotto a quella sopra. Aspetta, prima rullo questa. Non so se si vede bene, più che altro. Sì, quando finisco mi sa che così. Ok. Questa invece la vado ad unire da quella sopra. Ok, la rullo un po'. La rullo. Il prossimo lavaggio, altro che tagliarli, li lascerò così e lavo i capelli e provo come vedremo come escono. Capo, allora rullo questa,
rullo questa. Sapete cosa ho dimenticato? Ho dimenticato di mettere la vasellina. La metterò al finale. Ok, via. Ok. E adesso andiamo a rullare questa con l'ultimo pezzettino che è rimasto sotto. Ok? Questa la rullo un pochino e la andiamo a depositare con questa. Ok, è il risultato. Non so se riuscite a vedere bene. Volendo possiamo anche andare avanti perché questi sono qua. Io ho fatto la linea fino qua, possiamo andare avanti, però mi piace così. Vado a bagnare i capelli con questo. L'ho bagnati. Il risultato, guardate qua,
La pettinatura, quanto è bella. È bellissima, non so, controluce se si vede bene. È bellissima. Per quanto riguarda il risultato col pettine, non sono tanto soddisfatta. Quindi domani mattina vi farò un mini video, anzi, continuerò questo video. Domani mattina vi dirò se mi piace o meno. Non mi piace, non mi piace il riccio che mi ha fatto. No, non mi piace il riccio che mi ha fatto. Mi ha fatto un riccio di solito questa forma, così ce l'ho dopo il terzo o quarto giorno, non ce l'ho il primo giorno. Mi ha fatto tipo la testa dritta, a parte questa parte qua. Non sono tanto soddisfatta anche sotto, non mi ha fatto dei bei ricci che di solito qua sotto c'ho dei ricci belli. Comunque domani confermo. Belli. Allora, oggi è sabato notte. Domani mattina pubblicherò il video e i capelli li ho lavati venerdì pomeriggio. Questo qua è il risultato dei miei capelli dopo un giorno. Un giorno, dunque, vi racconto un po'. Il volume è molto bello, non so se riuscite a avere un'idea più o meno. Sono le 2 di notte e sto facendo il video perché sennò domani non mi dà tempo a fare la descrizione e fare il video per pubblicarlo, quindi lo faccio adesso. Allora, il volume è favoloso, come vedete. La definizione è un altro discorso. Qua non lo so se riuscite a vedere bene, qua sono molto crespi sotto. Sotto idem, sono molto accumulati. Questo risultato ce l'ho al quarto, il quinto giorno dopo il lavaggio. Me lo do subito dopo il lavaggio, quindi non è sto granché. Il volume è molto bello, dà abbastanza volume questo pettine, quindi è più o meno come il flexi brush. Però preferisco flexi brush perché mi dà definizione su tutti i capelli. Qua, guarda, qua è terribile. Qua veramente sono terribili. Qua sotto, idem che di solito la parte sotto dove ho più definizioni, confronto definizione, confronto a sopra. Quanto gli do questo pettine? Ne do 4. Vi dico la verità, non gli do una gran cosa, non spenderei, costa poco, costa 2,25 euro, l'ho pagato dai cinesi, risparmiateli, non serve, piuttosto metterò qualche soldino da parte per comprarmi il Denmon o il Flexi Blush, se vogliamo un grande volume, e meglio, la definizione è decisamente migliore. Lo userò sicuramente, cioè io sono una che inventa e li troverò la maniera giusta per usarlo durante la mia routine di preparazione dei miei capelli ricci. Però la grande soddisfazione che ho è questa pettinatura che io il prossimo lavaggio non la tolgo via, lavo i capelli, vedo che risulta, sono cottissima, cotta, infatti io ho le rughe, cotta. Il prossimo video, la mia intenzione è quella di usare solo esclusivamente la vasellina per il styling dei miei capelli, sia come risultato, vorrei vedere sia il risultato sia la durata della vasellina, perché la mia paura più grande se usare solo la vasellina è quello che mi si ammucchiano i capelli oppure non ho volume, scendono per il peso della vasellina, ma lo tratterò in una maniera un po' particolare. Penso che la sciolgo, faccio un po' di qualcosa, la invento, lo sto elaborando. Se vi piace questa idea, se no, se avete qualche suggerimento per i prossimi video, ben venga e lo provo io per voi, se avete qualche idea. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriva tutta la novità. Grazie a tutti, grazie alle persone che mi seguono, vi voglio un mondo di bene e buona domenica a tutti.